Amiche ed amici di Rete8 Sport, bentornati in Gradinata. Nuovo appuntamento, quello del venerdì sera. Ma naturalmente ricordate, domani sera la replica, sabato, ore 21. Naturalmente, sempre su Rete8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre. Parleremo di calcio come tutte le settimane, ma naturalmente Gradinata è eh, la sala polifunzionale del Comune di Pineto, ringraziamo ancora una volta l'amministrazione, eh, ci consente di ospitare tantissime altre realtà, quelle associazioni sportive che spesso e volentieri vengono un po' tralasciate e marginate televisivamente parlando, ma che noi di Gradinata dobbiamo e vogliamo mettere. Davvero sotto la lente di ingrandimento. E allora saluto e do il benvenuto a Di Berardino Silvestro, presidente ed insegnante della SD Circolo Tennis. Silvi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a lei. Grazie di, essere, di averci ospitato. Innanzitutto, allora, un, uno sport bellissimo, no? Anche perché in queste settimane, in questi giorni, abbiamo rivisto una bella finale con Federer e Nadal. Eh, la prima domanda a bruciapelo: questi due campioni del tennis invogliano i piccoli campioncini ad intraprendere questa attività oppure rispetto al calcio un po' di difficoltà ancora esiste? Ma da quando la Federazione Italiana Tennis ha, instaurato, ha messo a tv eh, il tennis, quindi il super tennis, dobbiamo dire che il tennis ha ripreso moltissimo, eh, si vedono molti ragazzi che si avvicinano a questa disciplina sportiva, è ovvio che il calcio la fa da padrona e questo è indubbio. Certo, vedere dei campioni che giocano a quei livelli e a quell'età, parliamo di Federe che ha quasi 36 anni, Nadal ancora giovane, ma che gioca un tennis ad altissimi veramente livelli, fa entusiasmare i ragazzi che in realtà si avvicinano a questo sport. Noi come associazione sportiva cerchiamo chiamo sempre di promuovere questo sport, ma quando ci sono dei campioni che com comunque eh, riescono così a spingere, a no? spingere il tantissimo, movimento. ovviamente il movimento parte e funziona bene. Anche perché rispetto agli altri anni, negli ultimi decenni, diciamo che anche un po' l'abbigliamento è cambiato no? e quindi invoglia anche di più i giovani con questo abbigliamento sbarazzino, certo, colorato, certo, certo, eh, mentre prima eh, un attimino si doveva eh, un po' badare all'estetica, no? tutti composti, tutti di bianco. Eh, è cambiato anche Wimbledon, quindi immaginiamo gli altri Certo, l'unico che è rimasto ancora un po' sui suoi scudi è, è Wimbledon, il resto eh, si lascia veramente eh, all'inventiva diciamo, di coloro che eh, si vendono e delle aziende che devono produrre e quindi cercare di in incentivare i ragazzi che acquistano poi questi prodotti. Perfetto, poi ci torniamo perché naturalmente oltre che eh, parlare di tennis in generale dobbiamo sviscerare un po' quella che è la vostra associazione. Grazie Presidente. Grazie, grazie. A fianco a lei Antonio Pauluzzi, procuratore e intenditore di calcio a tutto tondo, no? non solo dalla Serie A, ma scendiamo anche nelle categorie meno, oh, meno famose. Eh, con te, naturalmente, e insieme al tuo compagno di viaggio che è lì alla tua sinistra, eh, parliamo di calcio naturalmente. Poi se hai anche qualche nozione di tennis e eh, dell'altro mm. sport che stiamo per conoscere, no, meglio, non meglio ho, ancora. Non ho, non ho moltissime nozioni di tennis. Ci ho giocato da ragazzino quando si va ai campetti così per divertirsi, niente di più. Però quindi non posso essere di, di aiuto. Quindi, col pallone che rotola, insomma, pallone. mi sai dire più qualcosa? Sì, no? sì, sì, sicuramente. Ultime giornate, soprattutto in Eccellenza. Che cosa hai captato e se puoi già, secondo te, dare un indirizzo, non solo su quella che potrà essere la vincitrice, ma anche e soprattutto su quello che è il gioco dei playoff e la situazione dei playout. Allora, quello che si è captato è quello che già avevamo detto precedentemente quando sono stato ospite in una tua trasmissione. Sarà un campionato che si deciderà sicuramente all'ultima giornata. E le squadre sono quelle che avevamo più o meno. Preventivato, messo, insomma, preventivato. Sì. Messe, mh, sì, avevamo preventivato che erano uh, il Paterno e il uh, Martinsicuro che io avevo messo e poi avevamo messo il Francavilla che purtroppo ha avuto un calo anche forse... Dovuto al fatto del cambio dell'allenatore che non ha giovato molto alla squadra. I nerostellati sono la sorpresa del campionato e qui ti do atto a te che tu mi avevi detto all'inizio del campionato, occhio ai Nerostellati che potrebbero essere una sorpresa del campionato. Sì, perché non hanno, il, non hanno avuto fino a questo momento diciamo, l'assillo no? di dover vincere, anche se c'è stata una settimana in cui Mister Di Marzio ha perso una partita e non se l'è vista, non se vista sì. bene perché i tifosi lì, insomma, hanno un po' esagerato. Una squadra, sì che merita la posizione che ha, però naturalmente quella pressione forse la società non se la meritava. No, non se la meritava sicuramente, l'appetito viene mangiando si dice, purtroppo i tifosi l'hanno presa proprio alla lettera questo Avevano tempo. fame. Avevano fame, <ride> però la squadra non era stata costruita all'inizio del campionato per poter vincere in questo campionato, era stata costruita per fare un buon campionato, una salvezza tranquilla. Non hanno grandissimi nomi di spicco rispetto ad altre società, perché hanno degli ottimi giocatori, però certo. non hanno questi nomi di spicco rispetto ad altre società che potrebbe essere il Paterno, che potrebbe essere il Francavilla. Che hanno giocatori di categoria superiore. Quindi io credo che il campionato che stiamo facendo va oltre le più rose aspettative. Tutto quello che viene è di guadagnato. Certo, adesso si trovano a pochissime a poche giornate dalla fine. Primi in classifica, è normale che anche i tifosi ci cominciano a credere. Sì, mancano esattamente 180 minuti, due giornate a parte Migliani Copaterno che, che devono devo recuperare, recuperare una, gara una gara per la fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Io non so se la regia è in grado di farci vedere un attimino quelli che sono stati i risultati della passata domenica proprio in eh, eccellenza con relative classifiche e prossimo eh, turno. Però, insomma, prima di eh, visualizzare il tutto, eccolo che sta arrivando alle vostre spalle, ci ricolleghiamo all'eccellenza e naturalmente chi più di Edmondo di Amici può parlare di eccellenza. Buonasera, buonasera mister, buonasera a tutti buonasera. anche se tu da quest'anno eh, hai un ruolo diverso. Noi ci siamo rivisti qualche, qualche tempo fa con la Teramo Calcio, allenatore dell'under 17. Sì. Mi stavi dicendo, microfoni spenti, al girone di andata. Un po' Rose e Fiori. Abbiamo fatto un buon girone di andata, effettivamente confrontandoci anche con realtà importanti, abbiamo detto con Foggia, Castellammare di Stabia, Caserta, insomma squadre importanti. Poi, nel girone di ritorno, effettivamente ci sono stati dei problemi eh, dovuti al terremoto, purtroppo alla neve, tanti ragazzi che sono di fuori, che stavano in convitto, purtroppo sono dovuti tornare a casa. Abbiamo avuto problemi logistici e il giorno e di ritorno sì, Purtroppo c'è stato poco da fare e abbiamo, abbiamo perso. La continuità degli allenamenti e sai benissimo che quando non ti alleni con una certa continuità purtroppo i risultati sono quelli che sono. Però insomma noi puntavamo ad altro, la crescita dei ragazzi c'è stata perché il gruppo del 2000 che il prossimo anno dovrebbe fare la Beretti ha fatto, hanno fatto delle buone cose, abbiamo dato spazio anche ai ragazzi del 2001, quindi abbiamo giocato sotto età con diversi elementi, parecchi di loro si sono messi in mostra, per cui diciamo che l'obiettivo... Alla fine è stato raggiunto, insomma, la classifica è importante, ma fino a un certo punto. Il tuo, il tuo ruolo, diciamo, che è quello un po' di, di, di far. Migrare, no? di far crescere sì. prima i giovani e poi farli, farli avvicinare alle categorie più importanti certo. ad una fascia d'età più importante, certo. appunto, per poi proiettarli parliamo in, della, prima, in prima squadra. Parliamo della Beretti, che è la soglia della prima squadra. Chiaramente, esatto. se qualcuno dovesse andare a migrare per lì di più importanti siamo, saremmo contentissimi, insomma. però, il nostro il, lo scopo principale è quello di preparare questa squadra al prossimo campionato Beretti della prossima stagione. Si, crash, eh, si cresce anche umanamente, no? facendo queste trasferte? Eh... Sì. Spontanee, no? anche perché i genitori naturalmente vi devono affidare i, i propri figli, cioè, quindi cioè. si cresce anche sotto quell'aspetto. No? Come quando si manda un figlio all'università si dice che cresce sì, non solo sotto l'aspetto culturale, ma anche sotto l'aspetto di vita. loro sono venuti a Teramo fin da, dai 10-11 anni, anni, per cui capisci bene che vivere lontano dalla famiglia a questa età insomma, devi cominciare a fare un pochettino tutto da solo, per cui sicuramente c'è una crescita. È un'esperienza nuova sotto tutti i punti di vista, assolutamente sì. E di Amici, è stato un buon, un buon padre oltre che un ottimo allenatore? Mm. Oppure in questo caso. Lo, sp lo, sp lo spero. Insomma. Bastone e eh. carota, no? Sì, sì, come com com è giusto che sia. Lo spero perché prima a quest'età, chiaramente, prima del calciatore viene, viene il ragazzo. Insomma. La mentalità giusta che devi dare per vivere in mezzo a, a, a 20-30 ragazzi in uno spogliatoio comunque importante perché comunque sei in una società di Lega Pro, professioni, di professionisti, per cui c'è un altro tipo di mentalità rispetto a quando lavoravano i dilettanti, e... ma mi sono trovato bene, un'esperienza nuova, ci sono meno pressioni sicuramente, un altro modo di lavorare, di approcciarsi con i ragazzi, insomma è tutto completamente diverso, però è un'esperienza che rifarei e vediamo alla fine quello che succede, ma mi sono trovato molto bene a Terra. Eh, una domanda secca e mi devi rispondere in maniera sincera. La Terra Calcio da come ti fa lavorare e come fa a lavorare i tuoi colleghi è pronta davvero per creare un settore giovanile di qualità oppure rispetto alle altre realtà non solo regionali ma nazionali soprattutto ancora è un po' indietro Allora diciamo che eh, purtroppo quest'anno siamo stati un po' legati al fatto della prima squadra no? okay. la prima squadra ha avuto diversi problemi, non ha fatto un buon campionato e noi di riflesso c'è stato qualche cosa che non ha funzionato per il resto devo dire, una buonissima organizzazione, ottime strutture a Teramo, finalmente, quello è importante perché prima di parlare di, di lavoro sul campo, di tattica, di tecnica se non ci sono le strutture cioè non, non si partono dalle cose, le cose più importanti che sono quelle, poi il materiale, il pallone perché tu puoi avere anche 30 giocatori poi magari non c'è i palloni per allenarti quindi sotto questo aspetto siamo, siamo a posto però siamo un pochettino legati alle, alle vicestitudini della prima squadra la prima squadra non ha fatto bene e noi di riflesso purtroppo abbiamo avuto qualche difficoltà. ci vuole un po' ecco, di, di grinta che naturalmente sì. deve provenire sì. dai, dai, sì, dai sì, campioni no? nel sì, senso sì, da quelli più forti diciamo, che a livello di società c'è stato un po' di come dire siamo un pochettino demoralizzati, demoralizzati bravo però l'abbiamo eh, detto anche qualche mese fa purtroppo eh, da la promozione in serie B, con tutto quello che sì, poi ne è conseguito sì. a ripartire in un campionato non è, non che è sì, facile, sempre importante non però. È assolutamente facile. Però, eh, è assolutamente resettare facile. è difficile veramente, soprattutto per il presidente e poi naturalmente fino a Anche scendere. Anche perché l'ambiente, non, non ci ha aiutato in questo senso, perché ci sono state parecchie cose cosette, non, certo. non sono tutto qui a, a ricordarle. Non è stato facile. Però insomma, speriamo di salvarci quest'anno, intanto sarebbe fondamentale per poi magari ripartire il prossimo anno con ambizioni diverse e anche il settore giovanile, secondo me, ne trarrà beneficio. Il quadro della classifica d'eccellenza, mister, rispecchia un po' quello che è stato il tuo pensiero ad inizio campionato a bocce ferme e naturalmente il pensiero poi vedendo le partite, oppure la sorpresa Nero Stellati accompagnata da qualche altra realtà? Ci sono state diverse sorprese. A parte è stato un campionato, è un campionato bellissimo, avvincente, forse negli ultimi dieci anni... Vero. Cioè non mi ricordo tre squadre che si possono giocare il di più solito poi, due ne ricordo. sono state sempre Sono sempre sì. state due. e poi comunque continui i capovolgimenti in classifica perché eh, per esempio il Girone di Andata il Francavilla e il Paterno l'avevano fatto da padrona no, se non sbaglio no? certo. adesso invece ci ritroviamo prima in classifica il Martinsicuro e il Paterno e il Nero due squadre che inizialmente non avevamo messo fra le favorite Dico, devo essere sincero mi hanno sorpreso Così come è successo nelle zone basse della classifica, io mi ricordo il giorno d'andata a un certo punto il penne era spacciato per esempio, sì. il montorio che ho visto un paio di mesi fa... Tra l'altro il penne mister ha anche due punti di penalizzazione, poi momento, ridotto a uno In questo momento sarebbe salvo, sarebbe anche fuori da creare. Attualmente pleale, sarebbe sì, salvo. Ma lo stesso montorio salvo. che ho visto un paio di mesi fa è anche addetta di parecchi, cioè addetta di parecchi addetti ai lavori, diciamo. Montori era spacciato, adesso addirittura potrebbe salvarsi direttamente. Sì. Cioè, questo è un campionato che veramente dall'inizio fino ad oggi ha sempre avuto dei, capo, dei eh, ribaltoni incredibili. No? Squadre che prima erano salve, per esempio, esatto. parlo che ne so, Parlo dell'Acqua e Sapone, che fino a poco tempo fa è stata fuori il River, lo stesso Morrotoro, si ritrovano in pelle e adesso anche il Miglianico perché il deve giocare naturalmente. È una, gara, una gara, gara difficile. Un campionato bellissimo, avvincente, e sarà così fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, secondo me. Virtus Teramo invece matematicamente retrocessa. Eh. La città di Teramo Nota, può accogliere noto, noto dolente, noto dolente, due, due, due società del genere, cioè nel senso c'è una dispersione un po' di, di, non solo di forza sportiva, ma soprattutto di indotto economico, con due realtà come la Lega Pro e l'Eccellenza. Sicuramente sì, sì, anche se lì c'è un discorso diverso, perché lì è una polisportiva. per sì. cui oltre al calcio ci sono altre realtà, no? altre discipline. Che soprattutto la pallavolo cui... sono molto, molto forti, sono anche. molto avanti, per cui diciamo che parliamo di, di realtà diverse. E... Quello che, che, che mi dispiace è che purtroppo, dopo la retrocessione della Torrese dell'anno scorso, che è un'altra cittadina certo. a, 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 nei dintorni di Teramo, anche la Virtus Temo, purtroppo deve lasciare questo campionato, e per noi Teramani. Per me, che sono allenatore di Teramo, che poteva essere una fa un, piazza. Fa un... certo, fa... più <ride> comoda da raggiungere. Appetito, no? però. Naturalmente, però... poi lì eh, eh, si riducevano sì, i rimborsi sì. per la società perché sì, sì. lei abitava sì. lì proprio a qualche chilometro. Sì, sto scherzando, però, sto scherzando, però, però certo, per Teramo non è bello comunque. Per te vedere. ci sarà occasione di trovare sì, eh, sicuramente una, 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 una panchina. Grazie, mister. poi ci torniamo perché davvero mi, mi interessa il, il tuo parere. A fianco a te io vedo tatuato un cane. Perché la settimana scorsa, se non erro, o due settimane fa, abbiamo avuto qui sul palco gli amici della Agility Dog e avevano portato con sé dei cani che facevano delle piccole esibizioni. Quando mi hanno detto che stasera, qui sul palco, sarebbe intervenuta l'associazione, l'equitazione di Mociano Sant'Angelo, ho avuto paura perché ho detto: il cavallo sul palco non ce lo possiamo permettere. Il sindaco ci permette tutto, ma il cavallo credo che sia davvero. Davvero impossibile. Allora, benvenuta ad Alessandra Pomante della sì. SD Ale dei Cavalli. Quindi sì. hai marchiato benissimo il nome di questa associazione sì. che si occupa di cosa? Allora, di praticamente portare a spasso le persone che vogliono godersi eh, le belle giornate, anche le giornate meno belle, durante l'inverno, durante tutte le stagioni, noi siamo sempre aperti, a cavallo. E anche di portare i ragazzini o comunque gli adolescenti, i bambini o anche gli adulti che non hanno mai avuto modo di incontrare, appunto, nella loro vita i cavalli, di portarli appunto a conoscere. Io mi occupo sia di scuola di equitazione di base, quindi non di agonismo, non di cioè, gare, ma proprio la base da quando ve. Tra l'altro stiamo vedendo anche delle immagini sì. in uh, sovrimpressione qui sullo schermo. E anche ecco appunto di fare le passeggiate a cavallo tra le colline, appunto di Mociano Sant'Angelo. Eh, la nostra naturalmente è una provincia, è una regione che invita no, ad, andare, sì. ad andare a cavallo. Fiumi, eh, colline, al mare anche durante l'inverno. Rispetto alle altre, rispetto alle altre eh, regioni, io ad esempio eh, cito sempre il eh, Trentino Alto Adige o la Toscana, la Maremma in particolare, siamo un po' indietro oppure... Purtroppo sì, lo, le altre sono regioni che magari hanno anche di meno a livello naturalistico, magari in Trentino c'è solo la montagna, sono bei fiumi, però sono molto più attrezzati, per loro il turismo equestre è quasi fondamentale, se tu vai in Trentino trovi percorsi con proprio lo stemma del cavallo, tanti percorsi, puoi prendere sulle guide, trovare di tutto, qui in Abruzzo purtroppo abbiamo quasi di più, il paesaggio merita di più, però poi è un po' più difficile... Questo. A cavallo, ad esempio, se volessimo sfruttare appunto le tue situazioni montagna-mare, quanto, quanto si impiegherebbe a cavallo? Beh, andarci da. non dico, non dico eh, a, a, <ride> al tuo livello, al tuo passo, però insomma con un'andatura media. Ma con un'andatura media, diciamo che però poi i percorsi di montagna sono più impegnativi e sono diciamo più per gli esperti. Invece, già tutte le colline attorno, diciamo il paesaggio collinare, comunque è impegnativo, ma è più adatto a tutti. Eh, si possono fare passeggiate da un'ora, che sono quelle diciamo più abbordabili un po' da tutti i principianti, fino a quelle anche di 5-6 ore al giorno e anche di più giorni. Diciamo che il cavallo fa diciamo, per stare anche bene lui, anche perché il benessere dell'animale è una delle cose principali. Assolutamente e almeno al massimo può fare un 30-40 km al giorno su quei sentieri, lì, diciamo perfetto. Che... Quindi diciamo non so, voglio dire roseto fino all'entroterra si riesce bene o male sì, a. Sì, sì ad accontentare tutte e due le situazioni, no? si va dal discorso collinare a quello, a quello del, del mare adriatico. Sì. E... I bambini sono naturalmente, credo, invogliati no? a conoscere non solo l'animale, ma anche poi a cavalcarlo. Sì, sì. Da 1 a 10 eh, è uno sport pericoloso, quanto è pericoloso da 1 a 10? È uno sport pericoloso forse 11, perché comunque... Eh... È un animale, si sta a contatto con un animale grande che, per dire, anche solo se per sbaglio ci pesta un piede, ci fa molto male. Certo. Proprio per la sua mole. E soprattutto quello che noi non dobbiamo mai dimenticare è il fatto che il cavallo è una preda, non è un predatore. Quindi è portato a spaventarsi di parecchie cose. Ed e è quello. E a proteggersi e a difendersi. Esatto, quindi sono quelli, diciamo, i veri pericoli. Per questo si deve fare la scuola di equitazione, per imparare a conoscere il tipo di animale che è, e dove c'è conoscenza già si ha più sicurezza. Poi comunque ci sono, ho portato anche il casco, ci sono comunque delle Le cose, protezioni, certo. delle protezioni che noi possiamo utilizzare mm. per comunque evitare almeno i danni maggiori. Però ecco, di sicuro facendo scuola, imparando a conoscere il tipo di animale che è e poi imparando a muoversi sul cavallo, si evitano problemi più grandi. Quindi facendo scuola di equitazione eh, l'uomo conosce l'animale, ma la scuola di equitazione aiuta anche l'animale a conoscere meglio l'uomo? Sicuramente, anche perché il cavallo in natura... Conosce i suoi simili, conosce l'ambiente circostante, quando deve imparare a conoscere l'essere umano, non è quasi mai è un una po' più terra. difficile. Sì, è no? è non più ci più riusciamo difficile. tra di noi a conoscerci. Esatto. Quindi figuriamoci con due, due realtà diverse. Quindi, che poi, tra l'altro, ha portato eh, un po' tutta la funzione. Diciamo è una Io una la chiamo dotata... attrezzatura, ma forse sì, è il termine, il termine sbagliato. Insomma. No, no, attrezzatura può essere. Un Poi termine. pian pianino la, la l andiamo, l andiamo a conoscere. Torniamo con il presidente eh, di Berardino. Perché, naturalmente, qui con voi ci sono dei piccoli atleti, ma ho visto anche che ci sono atleti un po' più maturi. Sì, eh, qui in prima fila in realtà abbiamo un progetto racchette di classe. Sono sì. dei ragazzi della scuola primaria di Silvi che ha aderito a questo progetto dalla Federazione Italiana Tennis e dalla Federazione Italiana Badminton. È un progetto che è sorto in forma sperimentale nel 2014-2015 ed è stabilmente attualmente in essere. E, eh, noi come associazione sportiva siamo riusciti ad ottenere questo progetto, 300 progetti in tutta Italia, quindi è un buon successo averlo certo. ottenuto. E abbiamo avuto eh, come dire, la, eh, il connubio da, tra l'associazione sportiva e eh, la scuola, grazie anche a dei dirigenti che hanno capito che questo poteva essere, sì, poteva essere uno sport che nella scuola eh, si pensa sempre che non sia assolutamente possibile giocare a tennis all'interno delle strutture attualmente eh, esistenti, ma invece abbiamo smentito questo. In realtà devo dire che tutto ciò l'abbiamo già fatto da più di 14 anni qui a Pineto, eh, in quanto abbiamo curato l'attività motoria eh, nella scuola primaria. Eh, inizialmente con un progetto della regione Abruzzo, quindi del tutto gratuito, e poi con il contributo dei genitori eh, abbiamo fatto per 14 anni eh, l'attività all'interno della scuola. Ad oggi, eh, tornando alle racchette di classe, io mi sento di dover ringraziare una, una maestra che, comunque, è la responsabile del plesso Leonardo della scuola, l'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di, di, di Silvi, eh, la maestra dell'elce Maria Assunta che ha capito da subito, da quando io semplicemente le ho parlato per telefono, e lei ha la bontà di questo progetto, che poi non è un progetto finalizzato soltanto a insegnare ai ragazzi i rudimenti del, certo. del tennis o dal badminton, ma che ha una prospettiva nazionale. Infatti noi questi ragazzi, quattro ragazzi, due ragazzi e due ragazze, li accompagneremo a Roma il 9 e 10 di maggio in occasione dell'internazionale d'Italia di tennis. E faranno un'esperienza con tutte le altre scuole d'Italia, quindi circa 1200 bambini, in cui si cimenteranno. Probabilmente non vincerà nessuno perché non è lo spirito quello di dover Vabbè, però, far, far uscire il campione del, delle racchette di classe, ma far capire che questo è un progetto che è stato fatto insieme al MIUR e che può essere utile alla crescita di ogni bambino perché l'attenzione sul tennis è molto importante poi tra l'altro anche molte scuole calcio portano i propri ragazzi i propri iscritti all'interno di questi stadi no? anche per far respirare un po' l'aria di quello che questo sport ad altissimi livelli ed è giusto che anche i ragazzi del tennis possano assistere ad una partita casomai, oh, o certo. il Foro Italico proprio in sé, no, no, sé il Foro Italico è una proprio... struttura favolosa, no? Assolutamente, poi il Foro Italico si presta molto da quando è stato ristrutturato sì. C'è il campo che non è centrale, ma secondo me è il campo centrale, Pietrangeli, che è bellissimo con tutte quelle statue. Con, sì, storicamente con quelle... fa il suo effetto, anche perché insomma. ecco... Ad oggi sì, è stato per, un, per molti anni coperto dalle tribune perché non, non si poteva avere capienza, e quindi certo. dovevano per forza aumentarlo. Quindi è uno stadio veramente molto bello. Devo dire che noi come associazione sportiva è dal 1991. Che che accompagna... No, eh, operiamo dal 1973, ma dal 1991 accompagniamo i ragazzi ah, ecco. eh, a, agli Internazionali Italia di tennis. Eh, e noi quando siamo stati qui eh, a curare l'attività motoria nella scuola elementare, ogni anno siamo andati, ogni anno abbiamo fatto, io ricordo una volta abbiamo portato quattro pullman, una cosa veramente esagerata. Cerca quindi 200 persone, insomma, sì, eh, all'incirca. Per far conoscere i ragazzi in realtà il vero campione perché poi loro si cimentano all'interno del, del parco del Foro Italico c'è cioè lo Young Village dove possono giocare con i campioni ci sono stati delle, delle cose bellissime dei e ragazzi scambi che... assolutamente sì perché i campioni si mettono a disposizione a disposizione del, dei ragazzi e delle scuole tennis quindi loro hanno potuto veramente intrecciare delle, delle, così, dei palleggi con dei campioni Beh, questo e, quindi... è sicuramente, sicuramente emozionante, anche perché eh, tornando al calcio è difficile trovare un campione che poi si ferma lì a, a palleggiare o a calciare in porta. Quindi, il tennis, è sotto questo aspetto, è anche uno sport che ha eh, più facilità forse nell'intercettare eh, il giocatore di grido. Del, del momento è vero che spesso vanno in giro per tutto il mondo, però insomma, eh, il tennis italiano, parlando in generale. Ma non le scuole, il tennis italiano. Sì, 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 è sì, stato sì. fatto qualche errore, oppure bene o male il percorso è quello: culturalmente i grandissimi fenomeni non li abbiamo mai avuti e mai, mai li avremo. Eh, io ho una mia teoria, poi eh, potrò sbagliarmi. Eh, L'italiano in, in generale cresce sicuramente dopo del, so, del, dello svedese. Eh, io ricordo Borg, Wielander, eh, l'epoca in cui eh, erano loro. Io ricordo i Edberg anche. Quindi. Edberg, cioè, loro eh, diciamo sono più maturi prima, noi maturiamo un pochino più tardi. Quindi, non è un problema di scuola? Eh, secondo me, no, non è un problema di scuola. Probabilmente inizialmente lo era. Parliamo di qualche decennio fa, ovviamente. Eh, però poi tutte le scuole si sono adeguate. Diciamo che le scuole in sostanza si copiano, mm, non è il tennis è sempre quello. Mm, certo, ci sono degli stimoli. Però quando parlo di stesso... scuola, io spesso parlo di strutture che possano aiutare la scuola o quell'associazione a naturalmente prima, eh, prima ad invogliare il ragazzo e poi naturalmente e quindi, ad avere gli spazi giusti. Qui rientriamo probabilmente in un altro contesto che è quello delle strutture di base che noi non abbiamo, cioè in Italia noi non abbiamo la scuola con la struttura, la palestra adeguata. Io adesso ho la fortuna di stare ad operare in una scuola nuova dove abbiamo una bella palestra, però eh, in Ci altre circostanze... Ci sono palestre adibite, cioè aule adibite a palestra, anzi, benvengano perché almeno in quella maniera si può far fare attività al bambino, al ragazzo e avviarli ad un'attività che altrimenti non avrebbero potuto nemmeno fare. Io ricordo all'epoca a Silvi, quando facevo la scuola, e ho imparato all'interno della scuola elementare, non avevamo la palestra, avevamo un corridoio certo. lungo dove abbiamo imparato a fare tutti gli sport dalla scherma che siamo stati. Eh, quasi eh, no, quasi, siamo stati i più bravi d'Abruzzo per, per tanti anni. E anche a giocare a tennis abbiamo rotto tanti lampadari. Insomma, quindi... Però vabbè, <ride> è proprio quello che ci sta, l'incidente certo, di percorso certo, che dobbiamo, certo. dobbiamo accettare. Eh, quanti iscritti avete, presidente, e se avete un obiettivo da raggiungere, non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche per, appunto, per far crescere questa, questa associazione? Allora, avete ehm... un sito Facebook, immagino. un sito Noi proprio... abbiamo un sito... una pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook che è Circolo Tennis Silvi, Centro Polisportivo Marina come eh, indicazione per chi volesse venirci a trovare, abbiamo anche un, un sito eh, www.citisilui.com dove ci sono tutte le nostre attività, ma principalmente noi ci, vogliamo, ci rivolgiamo ai ragazzi, noi siamo una scuola tennis che predilige avviare i ragazzi a questo sport e non per questo ci sono dei ragazzi piccoli qui, ne abbiamo tanti oggi ovviamente eh, essendo... Tarda sera, ovviamente certo. la situazione ci è... siamo un po' limitati. So certo. Sotto la specie certo. degli inviti, certo. Beh, le, le aspettative sono tante perché poi eh, la nostra associazione è un'associazione che sul territorio eh, non, non abbraccia soltanto Silvi come città perché ha il nome di Silvi, certo. ma in realtà abbraccia Pineto, Abbraccia Roseto, Abbraccia Montesilvano, Silvano, Città Sant'Angelo, anche Atri, Atri. Cioè, abbraccia. Il Comprensorio di, 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 che ovviamente racchiude eh, l'attività che noi svolgiamo certo. come attività sportiva. Eh, noi di idee ne abbiamo tante, ne abbiamo sviluppate, però queste idee devono essere supportate anche da un aiuto eh, da parte di coloro i quali eh, sono adibiti a darci un aiuto. Noi siamo una SD a tutti gli effetti, quindi comunque le associazioni sportive dilettantistiche. Non sono SPA e quindi di conseguenza devono essere aiutati. E dovrà reperire fondi ad oggi. Sì, ci autofinanziamo, facciamo tante attività, facciamo anche dell'attività gratuita, soprattutto. Noi d'estate eh, sono 29 anni che facciamo un'attività gratuita rivolta ai ragazzi. Cioè, i ragazzi, per tre mesi, fanno, imparano a giocare a tennis gratuitamente sui nostri campi. Si può iniziare battendo sul muro? Ma eh, spesso lei ha iniziato così <ride> assolutamente immagino assolutamente no? sì, io ho iniziato giocando sotto casa avevo un piccolo muro e giocavamo contro questo anche muro anche perché di... la palla torna sempre indietro sì, in quel sì, caso sì, quindi... sì, l'avversario è un avversario ostile perché poi te eh la rimanda beh, cioè, sempre duro più che altro sì, duro, assolutamente <ride> sì No, eh, noi, insomma, io penso che eh, tutti debbano eh, vede, io insegno tennis e promuovo il tennis, sono presidente di un'associazione che fa tennis ma questo non significa Significa che i bambini devono fare solo il tennis. Ah, certo. Io penso, sono sempre stato del parere che le attività all'interno della scuola dovrebbero essere attività che formino il ragazzo dal punto di vista motorio e soprattutto gli insegni. Qualsiasi tipo di disciplina sportiva, poi sarà il ragazzo a decidere se piace più il tennis, più il basket, più il calcio, questo, più l'equitazione. Questo è un, un messaggio che difficile. hanno lanciato anche altri istruttori di altre, di altre discipline: E il rispetto per l'avversario, perché naturalmente beh, nel, non deve nel tennis non c'è il contatto fisico, quindi rispetto all'avversario ovviamente c'è un, una rete che divide, però tante volte. L'esagitazione a volte. Mackero Mac la, la, la rete non la, non, non la conosceva no, no, non molto la spesso, cioè andava a rete e, e faceva bei punti, però ogni tanto la, a livello di sportività ha peccato, ma non solo lui, però naturalmente l'adrenalina sale anche. Per questo sì, sport. Sì, sì, è uno sì, sport nobile si può... è uno sport nobile è uno sport dove bisogna avere i nervi saldi e soprattutto avere la lungimiranza di continuare ad allenarsi come ha fatto Federer e come fa tuttora perché Federer io l'ho visto domenica non lo vedevo più da, da un po' di anni eh, francamente è migliorato un tantissimo ragazzino. un ragazzino 36 anni corre più di un ragazzo di 26 e inoltre ha avuto la voglia e la costanza di migliorare quei colpi che erano già ottimi Adesso non sono definibili, anche il cronista certo. non riusciva nemmeno a definirlo ciò che aveva fatto perché in realtà era qualcosa di assolutamente stratosferico dal punto di vista tennistico. Lei invita i suoi ragazzi, vabbè non solo dal vivo a vedere una partita di tennis, ma li invita a seguire una partita di tennis in tv. Certo, cioè, può da aiutare quando... questo. Eh, immagino che la cosa sia eh, naturalmente diversa, però, insomma, un po' i movimenti, quello che è il colpo, l'esecuzione del colpo, un po' può aiutare la TV, assolutamente sì. La, eh, la, la TV aiuta soprattutto a far venire lo stimolo di migliorarsi. Questo è sicuro. Da quando ripeto: Super Tennis è presente, ma comunque anche la piattaforma Sky certo. e altre danno questa possibilità, sicuramente eh, si è avuto una voglia di migliorarsi. Devo dire che anche la Federazione Italiana Tennis in questo senso ha fatto tanto perché comunque con i tornei amatoriali, con tutta una serie di attività ha messo su un volano incredibile e quindi c'è la voglia di giocare, la voglia di fare. Non per questo noi abbiamo fatto i primi tre tornei che sono stati fatti in regione, sono stati fatti sul nostro circolo. Abbiamo iniziato a febbraio con uh, un torneo oltretutto di Terza Categoria dove abbiamo ospitato la numero mille del mondo di doppio, una ragazza che si chiama Odile di nome, ma il cognome non lo ricordo, lascio, no, 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 è proprio uno scioglilingua che io non riesco più a ricordare. E, eh, che mh, si allena ogni anno da un mio caro amico a, a Chietiscalo, a Paolo Galli, che è un coach internazionale, e che è venuta a fare questo torneo, lo ha vinto. Ed è stata una grande gratificazione per noi averla e vederla giocare, averla nel campo e vederla giocare. Questo dovrebbe essere da stimolo per i ragazzi, perché comunque certo, eh, arrivare a quei livelli, eh, come dire, è il sogno un po' di tutti. Infatti, qui abbiamo qualche ragazzo, un ragazzo del 99 che è Antonio Di Biase, che è qui in prima fila, che è un ragazzo emergente, ha tante doti, e adesso le stiamo cercando di affinare. Eh, perché ovviamente il tennis ha bisogno di, come dire, non solo della voglia di migliorarsi ma anche della costanza di non distrarsi quando si è in campo Certo, eh, sono più agevolati i maschietti da piccolini a giocare a tennis o più le femminucce? È uno sport per, per entrambi i sessi oppure c'è un sesso che ha più, eh, più agevolazioni nel senso che naturalmente sei più portato a giocare a giocare meglio a tennis? Io penso che siano uguali, cioè non, non, non cambia di molto. Eh, L'unica differenza è che a livello femminile c'è meno competitività, cioè nel senso si può raggiungere maggiori risultati. con eh, meno difficoltà, diciamo. Ci sono meno diciamo, avversari. Diciamo meno avversari e, e comunque. Con una costante, costante, costanza di allenamento e soprattutto adesso l'allenamento è diventato proprio una prestazione fisica a tutti gli effetti. Prima c'era il Buon Panatta o. o... O I campioni di un tempo che si allenarono due o tre volte a settimana, giocavano e poi adesso, andavano a giocare. Adesso sono adesso tre ore al giorno. Sono tre, anche più ore al giorno, e soprattutto con una prestazione fisica ad altissimo livello, quindi una preparazione atletica adeguata. Insomma, Questo è Perfetto. necessario. Poi, poi ci torniamo. Antonio Paoluzzi, eh, naturalmente tu la domenica non stai a casa sul divano, immagino, no? no. Ti, ti, ti fai un po' un giro di quelli che sono i campi. Da Abruzzo e non solo. Ultimamente che cosa, che cosa hai visto? Eh, domenica sono stato a vedere eh, Morrodoro River Chieti Al campo eh, di 2-0 per il Morrodoro 2-0 per il Morrodoro. Partita primo tempo non è stata una bella partita. Signor. Troppo sentita forse? Mm, sì, troppo sentita. Anche lo schieramento in campo del River. Non ha agevolato molto il Morrodoro. Ha giocato con un 3-5-2. Molto chiuso. Cercavano di ripartire in contropiede. Anche se. Diciamo la verità, il campo non agevolava molto questo tipo di gioco perché il campo di Morrodoro non è messo molto bene. Non è più il campo non di Morrodoro di una volta, di dove, era... dove giocava Edmondo. Dove giocava il misto. non <ride> è più il campo di una volta. Eh, il secondo tempo invece è stata, una, è, stato un, è stata leggermente migliore la partita anche perché dopo 4 minuti è passato in vantaggio il Morrodoro. Con un bel gol di arciprete e lì la partita si è sbloccata. Sbloccata la partita, il River ha dovuto cambiare un po' l'impostazione tattica in mezzo al campo. Si è sbilanciata di più e quindi poi Comunque risultato un... meritato da quello che Beh, mi dici, no? Sì, risultato meritato, anche se il River ha avuto la possibilità di riaprire la partita subito dopo il 2-0 del Morodoro con un calcio di rigore che è stato parato. È stato, è stato, che parato. È stato parato dal portiere. E. Morrodoro, che naturalmente è ancora in difficoltà, ancora in bassa classifica. Ho visto le ultime due giornate, l'ultima, credo. Pate, domenica c'è cioè il paterno è l'ultima in casa Morrodoro, ma con il Martin Sicuro. Sì. Ah, paterno pregario. e Martin Sicuro che devono necessariamente vincere. Tra l'altro, eh, volevo un attimino specificare. Perché domenica mi chiedevano: ma cosa succede se arrivano due squadre a pari punti? Allora. Eh, chiariamo, per la prima posizione e per l'ultima posizione c'è lo scontro diretto, cioè nel senso si gioca un ulteriore turno per stabilire chi è la vincitrice e chi è la retrocessa. Se invece a pari punti arrivano tre squadre, si fa la classifica, il conteggio della classifica pulsa, viene eliminata quella che ha la classifica peggiore e le due fanno lo spareggio. Stessa cosa, stessa cosa sotto. Quindi, lo diciamo perché i numeri dicono che, che può, può accadere, accadere. Eh, possono accadere entrambe le cose, 100%. cioè Martin Sicuro e Penne che sono a quota 61, se non erro, possono arrivare a 67 no, e il paterno eh, Nerostellati. Nerostellati, e... Nerostellati scusate. Allora, Martin Sicuro e Nerostellati sono a pari punti a 61, il paterno è attardato ma deve recuperare un match, però matematicamente potrebbero arrivare Tutto tutte a 3 e tre lì davanti. No, dicevo, la... Che succede? È... Nel senso, cioè tu, tu, tu che cosa vedi? Perché poi davvero io, eh, anche io... vedendo un, un, un po' i turni, no? Il, i nero stellati. Eh, forse rispetto al martin sicuro non devono incontrare le squadre in lotta per, lotta per, la... non, retrocedere. per non retrocedere. O per avere una migliore classifica, esatto. a, livello, una migliore classifica a livello di griglia playout di, di griglia playout. Io. Nero il stella calendario, stella. il le, calendario, le classiche stelline, no? quelle che, che mettono i più bravi. Il calendario agevolerebbe i nero stellati rispetto a Martin Sicuro e a Paterno, anche se io spero, ma lo dico per il presidente del Paterno di Gregorio, che ci prova da... 3-4 anni a vincere questo campionato che quest'anno sia la volta buona per loro, anche se è difficile. Loro hanno pagato un po' lo scotto della Coppa Italia, secondo me, perché hanno avuto due o tre passi falsi nelle domeniche sì. passate dove erano reduce da, dalle trasferte di Coppa Italia, una in Sardegna e l'altra in Molise. Purtroppo la Coppa Italia toglie energie perché volente o nolente Due o tre giorni li perdi, quando sono a giocare in Sardegna due giorni di viaggio, un giorno la partita. Eh, ma quindi... anche perché, allora non tanto l'andata, ma eh, al ritorno da Tortoli sono tornati con la nave. Sì. E la nave dalla Sardegna, insomma, quelle 10-12 è... ore. Eh, poi se il, mare, se il mare non è, non è tranquillo, insomma, non te la passi, poi è non proprio te la passi proprio bene. Proprio a livello di metodologia dell'allenamento settimanale che mi certo. a scombussolare un po' tutto, quindi non riesce a preparare al meglio la partita, anche se poi il paterno ha una rosa. Di 25 giocatori competitiva. però le ultime giornate, quando si sta giocando il rush finale è normale che il mister punti sempre su quei 11 giorni turnover. So, non c'è non non nelle ultime giornate. Poi se hai due obiettivi, c'è cioè sia Coppa Italia che campionato. Non puoi mollare nessuno dei due. Quindi a quel punto il paterno è stato attardato per quel motivo. Là. Io spero che vincano loro il campionato con tutti gli scongiuri di Mister Lucarelli, sicuramente che starà facendo adesso davanti alla televisione. Però eh, i nerostellati dal calendario sono favoriti. Il Martin sicuro con il pareggio. Contro la Virtus Termo 2 a 2, secondo me ha buttato una grande fetta di campionato dalla finestra. Eppure molti eh, pensano che sia un punto guadagnato perché il Martinsicuro era sotto di due gol a no, circa no, 8 andata, minuti, andata, ah certo come sulla, come carta, sulla, sulla carta. Sulla carta, doveva andare a fare il risultato, in molti pieno. avrebbero no, giocato no. il segno 2 però era, era eh, sotto di partita? due reti e sotto di due uomini è riuscito a pareggiare a pareggiare una partita poi nello stesso momento in cui è riuscito a pareggiare i nero stellati eh, hanno perso se non erro a cupello 2 sì, a 1 quindi alla fine un punto guadagnato Però... io eh, spesso prendo la partita di penne penne eh, martin sicuro il penne ancora non era si sì, era in ripresa ma ancora non era diciamo, nella forma attuale eh, Martin sicuro è vero. Eh, aveva diversi assenti. Uno 0 a 0 un po' scialbo. Schalbo. Forse si doveva usare un po' di più e sì. prendere, prendere il largo nei confronti sono dove, avversari. Dove sono partite dove è. Diciamo che è buono il punto, ma i tre sarebbero migliori ah di certo, Nel quello senso che alla fine, se ti devi giocare gli ultimi dieci minuti, un quarto d'ora, stai giocando con il pareggio. Cercherei sempre di mettere, non dico più attaccanti possibili in campo, no, però di forzare un po' di più la mano per cercare di portare a casa i tre punti. Poi, per quanto riguarda la lotta in fondo alla classifica, c'è una grande delusione. Che secondo me il Morrodoro, ne parlavamo, ti ricordi all'inizio del campionato, sì. io e te, con la rosa che aveva il Morodoro a disposizione fino a dicembre, si doveva morte, fare di più. Si doveva fare molto, molto. Non dovevi essere oggi già due giornate alla fine a lottare per non retrocedere, avendo due scontri con le prime due in classifica, cioè Martinsicuro e Pater Paterno e Martin Sicuro. Quindi eh, lì nella bassa classifica si rischia molto, anche se poi domenica che verrà, dopo domani, ci saranno due scontri diretti importanti perché c'è... Penne River. A Montorio. Montorio, Montorio Miterlina. La Miterlina e Penne River. E Penne River. Saranno due scontri diretti. Beh, il Penne 37 eh, con la vittoria eh, sarebbe matematicamente fuori dalla... Anche re... se molti dicono che a 37 anche, anche 36 se si fanno determinati calcoli potrebbero bastare per... Potrebbero bastare sì, pensavo. Però insomma, incroci davvero... Per a fare la zona play -out. Mister, e tu l'anno scorso come hai fatto a salvarti? Ho ah, fatto un miracolo. Un miracolo, perché davvero è... è, è bene o male la non situazione ci, era, era simile, a, anche, anche l'andamento forse, vero? Sì, sì, non ci credeva più nessuno, eravamo messi veramente male, insomma, sotto tutti i punti di vista. Fisicamente, con il morale a pezzi, perché avevamo fatto un girone di ritorno pessimo, eh, c'era qualche problema societario, insomma, le cose non andavano per il meglio. Abbiamo avuto la forza, devo dire, sono stati bravi ragazzi, eh, prima dei play, dei play out, di ricompattarci. cioè Abbiamo accantonato tutti i problemi che ci stavano. Ci si siamo un po' pensato, isolati. siamo isolati. Abbiamo pensato solamente al campo. Con un po' di fortuna, devo dire, perché mi ricordo, mh, la partita dei playout con la Torres, siamo stati fortunati. Il, il, il Cristiano di Giuseppe fu, sì. fu decisivo in un paio di interventi. Un po' di fortuna. Però la, la nostra forza, ripeto, è stata quella di, di ricompattarci. c'è cioè, no, una gran bella parata anche a Morrodoro col Sant'Egidio, San no? no? su sì. Beniamino. Se non mi sì, se sì, non sì, ricordo sì, sì, male, quindi a memoria non ci eh, Eravamo più. Eravamo retrocessi. <ride> Così come era successo quest'anno. Perché ti ripeto, io avevo visto il montore un paio di mesi fa, l'avevo visto veramente male dopo il cambio dell'allenatore. Dopo l'allontanamento di De Feudis, ho visto una squadra veramente allo sbando, ma non lo dicevo solo io, certo. e Invece, con il ritorno del nuovo allenatore, sette partite, cinque vittorie, insomma. Ma che c'è a Montorio? Cioè, nel senso, perché eh, tutti lo dicono, no? Vabbè, il Montorio è sotto, ma tanto poi alla fine sì, sì. si salva. E, e, lì, e, e il presidente Marini trova tutti vero. i ferri del mondo per cercare Guarda, di toccare. Posso dire una cosa: io sono stato tre anni a Montorio, me lo sono chiesto anche io questa cosa. Perché. E tu hai percepito qualcosa di diverso, davvero? Guarda, perché. Quando sembra che sei lì per, 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 per morire. Poi trovano sempre la forza per tirarsi su, non lo so. Ma è un mm. discorso uh, societario, di ambiente, di giocatori. I giocatori vabbè cambiano allora, quindi naturalmente. Questa è una, è una squadra che, che è una società che fa il ventunesimo, ventunesimo anno, anno sì. che fa il camionato d'eccellenza, per cui sapranno, è un po Sapranno come muoversi, sono un po' abituati a lottare. Certo. Insomma. È chiaro che dico io, eh, non ti va sempre bene, cioè, l'anno scorso. Ci ha detto bene, ci è andata bene con un po' di fortuna. Eh beh, però un po' di tuo proprio... l'hai messo, no? Nel però, senso eh? sì, però sì, altrimenti sembra che sia solo fortuna, no, o, però, o qualcosa però, di. una stregoneria no, assoluta, che si no, che quello che, attorno al no, mondo. Però che no? ti voglio dire, è, io no, ne ho parlato anche con Marini, perché non cioè, la ti posso dire tranquillamente sì. come la penso. Hanno ricominciato con gli stessi problemi dell'anno scorso, quindi una squadra all'inizio non competitiva, assolutamente. Sai benissimo perché sei di Montorio. Sì. Poi strada facendo hanno messo dentro qualche cosa: altri però ingredienti, sempre, però non sempre ti fa bene, capito? Eh, Rischi di fare il minestrone. Secondo me sì, secondo me sì. e quest'anno, anche se adesso hanno fatto 5 vittorie su 7 partite. Non, vorrei, cioè non, non devono fare la corsa dell'Asimo, il campionato non certo. è finito. Non devono pensare di, di essere salvi perché, come dicevate prima, sono degli sconti diretti. Partite importanti, quelle di domenica con la Mitterrand, è fondamentale. E poi per è loro. successa una cosa strana che io mm. ho analizzato. Eh, io lo, lo faccio da solo quando non dormo la notte, allora eh, ricordo un po' di partite, eh, a me pure succede spesso. Allora ehm. il Montorio vincendo a Città Sant'Angelo contro l'Angolana. Sì ha Rimesso in gioco due domeniche fa l'Alba Adriatica per i playoff. Che il Montorio, essere... l'ultima giornata, deve andare all'Alba Adriatica. cioè, quindi sì, sì, insomma, sì. Ha un po', si è disegnato un po' il, il, il destino: l'Alba Adriatica, l'ultima giornata con i playoff ormai andati, avrebbe approcciato la gara in, in maniera diversa. Invece adesso l'Alba Adriatica. Eh, potrebbe naturalmente eh, arrivare no, nella griglia guard guardando un pochettino le partite che sono rimaste saranno tutte partite eh, giocate tutto, regolarmente, regolarmente. Ecco, questo, questo è a parte sì. poi, vabbè, naturalmente Cupello e San Salvo lì in Solo mezzo Cupello insieme al Capistrello forse il San Buceto, forse il San Buceto, San Buceto, Buceto salva, sì, le vero. altre sono tutte San, sono, Buceto, San Salvo, sono... Cupello e Capistrello credo che siano quelle un po' più eh, dove potrebbero far sì, esordire anche dei, dei, magari, dei giovani campioni sulla carta magari non hanno niente da dire però ci sarà da soffrire fino alla fine, fino all'ultimo secondo. Eh, prima dicevi Virtus Teramo un po' la, la, la delusione, no? Eh, che scotto si paga cam cambiando categoria? Anche se poi Nerostellati va a dimostrare che questa, che questa teoria eh, salta un po', no? Perché loro dalla promozione eh, allora si non... stanno giocando la Serie D. Ne, io ne ho parlato un po', un po con il presidente della Virtus Team, perché loro si allenano dopo di noi, sì. via per cui spesso ci troviamo. Secondo me, loro hanno, avuto, hanno, avuto, hanno fatto l'errore di riconfermare il blocco dell'anno scorso, mm. forse per riconoscenza, non lo so. Sì, per riconoscenza, sicuramente. Comunque, è una squadra che aveva fatto bene in promozione, però il campionato di Eccellenza è completamente diverso da quello di promozione. E loro pensavano di fare bene anche in questo campionato, invece hanno avuto dei problemi, anche loro sono stati costretti a mettere nuovi giocatori strada facendo, però secondo me lì il campionato già era compromesso, poi con il cambio dell'allenatore, le vicissitudini dell'allenatore sì, non via, hanno che... aiutato, queste cose non hanno aiutato assolutamente, sta di fatto che... Insomma, sono il Presidente incontro... parlandoci... Eh ha ammesso qualche colpa personale sì. sotto, sotto l'aspetto della gestione perché è raro trovare no, un presidente no, no, io l'ho visto la settimana scorsa e ha detto io sono il presidente di un'altra cosa non sono un presidente di calcio allora, sto lui... imparando sì. però que, questo a lui fa onore perché si vuol dire che, che vuole crescere anche negli errori si rammaricava del fatto che aveva, aveva delegato un po' diciamo, la gestione della squadra ad altre persone voleva detta de, del, del presidente stesso Avrebbe. Um, forse doveva intervenire un pochettino prima. Può essere, secondo, anche, secondo. può essere anche, Mister. Più che una riconoscenza, no? che in determinate squadre arriva un momento in cui si diventa troppo famiglia, cioè si diventa troppo amici. E il quando bisogna. Soprattutto in queste non categorie... voglio utilizzare il termine di calci in determinate zone del corpo. Però, quando bisogna aprire la porta no. e far accomodare. Un Lo po' detto, si va in difficoltà, però no? soprattutto in queste categorie. Eh? Può succedere che, si diventa, che ci si reghi un po' troppo. Sì, perché comunque l'allenamento è dopo il lavoro e uno dopo che ha lavorato insomma. si vuole un attimino scaricare. Fare, quindi si sta spesso insieme, si va a mangiare insieme, si fa gruppo in questo modo. Cioè ci può stare, in queste categorie ci può stare. Però ripeto, il campionato di eccellenza rispetto a quello di promozione, questa è un, una cosa che loro hanno sottovalutato. Secondo me, è un campionato completamente diverso. E dovevano mettere 4-5 giocatori fin da un subito, po', un po' più esperti forse. Assolutamente quello sì, c'è è... maggiore qualità, c'è un diverso ritmo insomma, rispetto al campionato di promozione. E, e lì sono stati un po' superficiali, secondo me. Sono d'accordo col misterio, nel senso che tu puoi riconfermare il blocco della promozione, però poi devi fare almeno 4-5 innesti di categoria che per i ruoli un anche, po chiave. Nei ruoli un po' chiave in genere la squadra si forma dall'asse centrale, portiere certo. difensore centrale, centrocampista e attaccante. Fatta quella intorno poi ci costruisci altro, però ti serve l'asse centrale. Loro secondo me, come ti dicevo io quando venni qui alle prime puntate non avevano quest'asse centrale o quei giocatori. Eh, Bruno però chiave, importa insomma. No, 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 nei ruoli chiave, no, lasciamo il portiere sì ce sì. l'hanno, però nei ruoli chiave non avevano quei giocatori che ti potevano permettere di fare un buon campionato qua. Qua ti serve un attaccante da doppia cifra per salvarti in eccellenza l'Abruzzo, certo. è un centrocampo o un centrocampista che sappia dettare i tempi, loro questo hanno avuto delle difficoltà a trovare fino a dicembre, poi a gennaio hanno provato a mettere qualche pezza, ma ormai era troppo tardi. E poi posso dire un'altra cosa, adesso con tutto il rispetto per l'allenatore che c'era inizialmente, Capitani non, non lo conosco, però questo è un campionato dove il campionato che devi conoscere, devi conoscere i giocatori avversari. Eh, perché Adesso, senza fare nomi Tutti i nuovi allenatori, quelli che hanno approcciato eh, A questo campionato Che non lo conoscevano, hanno tutti avuto difficoltà sì. Tutti, tutti quanti eh, eh. Un allenatore che è cresciuto tantissimo Per me bravissimo è Alessandro Tatomir Che secondo sì. me eh, spesso e volentieri eh, in, in determinate situazioni ha peccato e col passare degli anni è cresciuto tantissimo e quest'anno il Sambuceto sta dimostrando insomma, che ha fatto un gran, un gran bel campionato. Sì, sì, si è rilanciato dopo, dopo una stagione non, non positiva, sì, miliardo, con eh, sì, anche, anche con, con l'Angolana. Anche l'Angolana ha difficoltà, quest'anno ha fatto un ottimo campionato, anche se va detto che avevano comunque una buona squadra, sì, eh. sì. avevano veramente una squadra, una squadra forte. Insomma. Anche Mister, quelli... prima mi diceva che va a cavallo o sua figlia? Sì, mia figlia. Mia figlia è stata campionessa Come se la di. Bene, bene. Noi ci siamo. Io e mia moglie ci siamo proprio con tutte le scarpe in questa cosa perché lei ci prende, ci prende veramente tanto. È stata campionessa di Gincana. Gincana può essere una sì. disciplina che non conosco. Adesso ahimè ai noi si è data al salto con gli ostacoli per cui ogni domenica ah, quando va a cavallo è una, è una, <ride> è una sofferenza perché, è, 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 è una casualità perché io quando ho invitato il eh, mister non ho chiesto assolutamente se, se aveva una figlia campionessa sì, sì, ma a questo punto... Morto, tra l'altro salto bravo. ostacoli l'ho praticato anch'io eh. quindi sì, so cosa significa. È difficile? Sì è difficile, per un genitore è ancora più eh, difficile sì. forse. Sì. Perché poi... Quindi è meglio stare a casa eh, mentre si gareggia, diciamo? No? Sì. Fa, fa un po' impressione veder sì. volare. Surtutto... Avevo anche genitori che preferivano non guardare l'allenamento dei figli. Il mister è fortunato perché ce lo fa la domenica, lui la domenica è in panchina. Quindi ah, non eh, va. Vabbè, certo. <ride> è fortunato sì, sì, sì. per quello. Se lei non vuole comunque che andiamo alle gare, eh. perché vuole stare più serena tra... e tranquilla.